Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Senza Logica Mal si cogita. Come potete vedere, qui con me c'è un ospite super eccezionale. Si tratta del professor Lorenzo Magnani. Buon pomeriggio, professore, grazie per aver accettato il mio invito. Il piacere mio, saluti a tutti. Grazie. Se qualcuno di voi non dovesse conoscere il professore, consiglio di fare due cose. La prima, andate su internet, scrivete il suo nome e dopo aver capito chi è, scioccatevi. La seconda cosa, dopo esservi ripresi dallo shock, andate su una libreria online oppure recatevi fisicamente e acquistate testi come questo, ad esempio, Introduzione alla New Logic oppure Epistemologia applicata. Rispetta gli altri come cose. Filosofia della violenza. Filosofia e geometria. Conoscere come dovere. Manuale di logica. E questi sono solo i titoli in italiano, poi ci sono anche quelli in inglese per chi ha voglia. Bene, professore, se lei è d'accordo, io partirei subito con le domande che ho preparato per lei. Certo, Allora, la prima domanda. Per quale ragione ha dedicato la sua vita allo studio della filosofia? Da cosa è stato affascinato? oh, bene, allora rispondere a questa domanda non è facilissimo. Occorre ritornare a tantissimo tempo fa, quando ero lo studente del liceo. Ma credo che una risposta possa essere questa. Io ho sempre interpretato l'attività scolastica di studio, per ragioni che ignoro, come un'attività proprio finalizzata allo studio, alla ricerca, al sapere delle cose, all'impararle e così via. E allora al liceo mi ero interessato, fra le varie cose, al problema dei fondamenti della psicoanalisi, che è un tema epistemologico che poi è stato, per esempio, trattato da un grande filosofo americano, Adolf Grunbaum, in un libro sui fondamenti della psicoanalisi. Ecco, questo perché ero appassionato, come dire, al problema dei fondamenti, di cosa c'è, cosa non c'è, eccetera, e come le cose si possono giustificare e così via. Infatti, in realtà, poi io mi sono iscritto al corso di laurea in fisica, ok? Dove però sono rimasto un po' insoddisfatto del fatto che nei primi anni si ripercorreva e si ristudiava la fisica classica, mentre io avrei voluto subito studiare qualche cosa di più moderno, che so, fare il corso di relatività, qualcosa di meccanica quantistica o di elettromagnetiche e così via. E a questo punto però ho cambiato prima di Natale, mi sono iscritto a filosofia e a filosofia mi sono subito orientato alla filosofia della scienza e quindi al problema di quelli che sono i fondamenti del sapere scientifico, le modalità del conoscere scientifico, che poi, su cui poi ho lavorato quasi sempre tutta la vita, anche se con qualche fuoriuscita in problemi di etica e tecnologia e poi soprattutto la cosa più ex lege, il problema della violenza, ecco, che verrà fuori poi probabilmente successivamente. Questa direi che è la spiegazione. E allora filosofia diventava una destinazione molto ovvia, tutto sommato. Ok, perfetto. Allora passiamo alla seconda domanda. Cos'è il ragionamento abduttivo? Come funziona e a cosa serve? Ecco, il ragionamento abduttivo, anche in questo caso, occorre fare un piccolo riferimento biografico. Ed è il seguente. Uno potrebbe dire, il Lorenzo Magnani ha trovato il ragionamento abduttivo a filosofia, essendo un tema introdotto da Aristotele e poi ripreso tanto tempo dopo da Charles Sanders Peirce, il famoso filosofo pragmatista americano. No,
perché invece io ho trovato il problema dell'abduzione dagli ingegneri, perché collaborando all'Università degli Studi di Pavia con gli ingegneri del settore di intelligenza artificiale, era venuto fuori rapidamente che questi fondatori, i creatori dell'intelligenza artificiale negli anni 60 del secolo scorso, parlavano, riferendosi ai ragionamenti esperti degli esseri umani da simulare con l'intelligenza artificiale, parlavano del ragionamento abduttivo. E quindi il ragionamento abduttivo diventava una cosa estremamente importante. Perché? Perché il ragionamento deduttivo, che è tipico degli esseri umani e poi lo diventerà anche delle macchine, e delle macchine proprio di intelligenza artificiale, è il ragionamento verso qualsiasi tipo di ipotesi. Ok? Allora, come lei mi può insegnare, gli esseri umani fanno ragionamento verso ipotesi continuamente. Noi passiamo la vita a fare ipotesi, no? Il ragionamento deduttivo, tra l'altro, secondo Peirce, vuol dire fare ragionamento verso ipotesi che sono plausibili, decenti, per così dire, o che possono avere fortuna in futuro, e fondamentalmente nella vita degli esseri umani ci sono due tipi di ragionamento ipotetico, uno che si può chiamare creativo e l'altro selettivo. Allora, esempio di ragionamento abduttivo creativo. Caplero ha una serie di dati confusionari intorno alle orbite dei corpi celesti. A un certo punto dice: ma forse i corpi compiono orbite ellittiche? Non inventa il concetto di ellisse perché c'era già in matematica, ma inventa un nuovo concetto in astronomia, perché effettivamente i corpi celesti si muovono keplerianamente in orbita ellittica occupando uno dei due fochi. Questa è un'ipotesi creativa. E che so, Watson e Crick, sempre per fare un esempio tratto dalla scienza, che scoprono, inventano, producono il concetto di acido disossiribonucleico e ribonucleico. Invece il ragionamento abduttivo selettivo è quello che noi usiamo continuamente, dove non inventiamo niente di nuovo, ma scegliamo fra tante ipotesi di possibili disponibili. L'esempio classico e più chiaro è quello del medico. Il medico ha di fronte il paziente che presenta determinati dati, determinati sintomi, storie. E deve dire se ha la broncopolmonite, se ha la bronchite, se ha un'altra malattia, ma non deve inventare ex novo il concetto nosologico di broncopolmonite, ma risolvere il problema facendo un'abduzione il più possibile corretta. Per concludere, il ragionamento abduttivo è un ragionamento che viene detto sempre in presenza di informazioni incomplete. Cosa vuol dire? Che tu potrai avere il giorno dopo una informazione in più e allora rivedere l'ipotesi che hai formulato. Sotto questo punto di vista va detto subito che alla luce, visto che qui si parla di logica, no? Alla luce della logica classica è un ragionamento fallace, ok? Perché non è sicuro, non fa passare dal vero al vero, no? Se tu hai delle premesse vere non sei sicuro di passare al vero. E quindi è in presenza di informazioni complete ed è un ragionamento fallace, però fra tutte le fallace è una fallace che noi commettiamo continuamente e che la facciamo anche piuttosto bene, perché tutto sommato gli esseri umani sono dei buoni ragionatori abduttivi, ecco, come dimostra anche il fiorire della civiltà umana, tutto sommato, e il fatto che nonostante qualche problema nella corrente società attuale di qualche minore capacità di ragionamento abduttivo, però in genere si risolvono i problemi con un minimo di decenza e così via. Ecco, non so se ho completato la risposta Certo. sul ragionamento abduttivo, va bene, sì. Se no, mi faccia pure un'ulteriore domanda. No, per me è chiarissimo. È chiaro. Speriamo Benissimo. quindi anche per l'ascoltatore. Quindi passiamo alla terza domanda.
qual è il rapporto tra la scoperta scientifica e il ragionamento creativo? E questo in parte ce l'ha già accennato. Esatto, ma lo riprendiamo volentieri. Allora, il ragionamento creativo è quel ragionamento che conduce a scoprire qualcosa di nuovo e interessante, cioè non una sciocchia come appunto per esempio abbiamo nell'attuale situazione dei mass media o dei social, eccetera, dove sì, ci sono tante novità, ma sono cose anche che lasciano il tempo che trovano. Allora, creatività è che so. Facciamo degli esempi. Andy Warhol che inventa la pop art, mostra la scatoletta di pomodori e la fa diventare un oggetto artistico. Questa è creatività. Creatività è vero di cui parlavo prima, oppure di Watson e Crick. Creatività è tutte le volte che si ha a che fare con la creazione di qualcosa di nuovo. Ora, creare qualcosa di nuovo ha a che fare con ragionamento produttivo perché vuol dire che hai fatto un'ipotesi che ci ha azzeccato, ok? E che è stata poi accettata. Non è necessario che sia accettata subito, per esempio nella scienza, perché un'ipotesi può essere anche perspensava di più al fatto che le ipotesi devono essere sempre plausibili. E rilevanti, no? E in realtà trascuravo un po' il fatto che un'ipotesi può essere non rilevante, non plausibile, rispetto semplicemente all'ambiente che ci circonda, perché l'ambiente non è pronto per l'ipotesi, ma più avanti diventa un'ipotesi plausibile e rilevante. Faccio un esempio: l'ipotesi non scientifica ma metafisica di Cartesio, per il quale lo spazio è creato dai vortici e quindi non c'è lo spazio assoluto di Newton, e con la relatività di Einstein e quindi il collegamento fra spazio e presenza di materia diventa plausibile, ma ai tempi di Cartesio veniva considerata una cosa metafisica e che non poteva competere con la fisica newtoniana. Ecco. E quindi direi che la creatività ha a che fare con l'abduzione, nella misura in cui l'abduzione, in vari settori, per esempio nel settore della scienza, consente di fare delle ipotesi che sono ipotesi nuove, interessanti e che hanno successo. Ecco. Ovviamente la scienza è disseminata da attività che vengono chiamate scoperte o invenzioni. Io non faccio molta distinzione tra scoperte e invenzioni perché ho una prospettiva realista. Ecco. L'importante è perché scoperta vuol dire che c'è qualcosa nella realtà che tu lo scopri. Invenzione che lasciamo un po' perdere. L'importante è sapere che hai fatto qualche cosa di nuovo che ha avuto successo. Io ci ho tenuto a porle questa domanda perché in passato Sì. molte volte mi è stato riferito, e sono rimasto basito per questo, mi è stato detto che nella scienza non c'è creatività, è tutto meccanico. E la cosa mi sembra assolutamente ridicola, Beh, ecco, sì. È abbastanza curioso perché in realtà, voglio dire, se fosse tutto meccanico sarebbe un algoritmo, seguiremmo un algoritmo e vedremmo cosa succede. No, in realtà la scienza è disseminata ne ho già citate già tre o quattro esempi, è disseminata di scoperte che sono anche scoperte molto importanti e che va sottolineato che sono caratteristiche della creatività umana. Ecco, io in un libro recente che è intitolato Discoverability, quindi in italiano possiamo tradurlo con scopribilità, e il sottotitolo è Il bisogno urgente di The Urgent Need of an Ecology of Human Creativity, quindi il bisogno urgente di un'ecologia della creatività umana. Sostengo che occorre proteggere la creatività umana e che per proteggerla non solo deve avere a disposizione delle persone creative, delle persone con una particolare inclinazione all'intelligenza, queste cose, e quelle lì ci sono sempre, ma devi anche fornirgli gli ambienti adatti. E per esempio, se
tu fai in modo che questi ambienti siano danneggiati o impoveriti, e questo poi inficia la possibilità di creatività umana. Sotto questo punto di vista ci sono vari esempi, su cui magari possiamo tornare successivamente, che mostrano appunto come l'idea di proteggere la scopribilità e quindi la creatività umana sia una cosa mai da prendere in considerazione, che riguarda anche la scienza, ovviamente. No, Sì. la creatività c'è la scienza, e come? E c'è il letteratura, dell'arte, c'è tanti aspetti della vita intellettuale delle persone. Ecco. Cioè, tu non sei Tolstoi, non inventi Anna Karenina, ecco. Che è un personaggio importante, l'uomo, insomma. Nessuno aveva parlato della donna, di una femmina dell'epoca come Tolstoi, quindi voglio dire, è una cosa creativa, non ci sono dubbi. Perfetto. Allora passiamo alla prossima domanda, molto complessa. Quale rapporto esiste tra etica, scienza e tecnologia? Ecco, questa è complicata, è molto complicata. Però, siccome io ho fatto un libro intitolato Conoscenza come dovere, la moralità nel nostro mondo tecnologico, un libro intitolato Filosofia della violenza in italiano, in inglese Understanding Violence, allora in qualche modo sono in grado di rispondere. E anche qui c'è un riferimento bibliografico. Ho insegnato 5 anni negli Stati Uniti, a Georgia Institute of Technology ad Atlanta e a New York alla CUNY, che è la City University of New York. Lì ho avuto l'occasione di insegnare anche etica, science, technology and human values, quindi scienza, tecnologia e valori umani, e quindi di studiare cose, molte cose di etica. Ovviamente, siccome la scienza dà luogo, non sempre, ma in molti casi a dei prodotti tecnologici, questi prodotti tecnologici hanno delle conseguenze sulla vita degli esseri umani che possono essere positive da una parte, vengono fatti apposta, tra l'altro, per aiutare gli esseri umani, no? Che so, pensiamo a un oggetto tecnologico biomedico, un antibiotico. L'antibiotico è una. Si potrebbe dire, usando, se mi permette, un minimo di lessico filosofico, una reificazione, una oggettivazione di sapere scientifico che serve per farti passare una grave infezione, e quindi è positivo, no? Nel contempo, le cose possono avere effetti molto negativi. Internet, che ha collaborato, questo è un esempio classico, che ha collaborato a diffondere le conoscenze, a rendere più accessibili, a costruire tante facilitazioni, ovviamente ha anche creato il problema grave della minaccia alla privacy delle persone. Basta pensare allo scandalo di Analytica collegato anche a Zuckerberg di qualche anno fa in Inghilterra, eccetera. E allora il rapporto fra etica, cos'è la scienza e tecnologia, ha a che fare col fatto che occorrono delle creature che ragionano in termini etici per andare a vedere le possibili conseguenze negative delle tecnologie, sia quelle aspettate, quindi evidenti, sia quelle non aspettate. Perché in realtà poi cosa succede? Che si fa una tecnologia pensando ai suoi aspetti positivi e poi ci sono delle conseguenze inaspettate negative. Ecco. E allora questo è un compito importante. Oggi come oggi io noto che, per esempio, parlando dell'intelligenza artificiale, l'anno scorso ho fatto un corso intitolato Intelligenza artificiale e coscienza, che c'è tanta etica nell'intelligenza artificiale e c'è anche qualche nuova regola legislativa. Per esempio, l'Unione Europea ne ha appena fatta qualcuna. Ecco, il problema è che spesso queste etiche, questi framework etici, poi non le applica nessuno. Ed è quello che
viene chiamato in letteratura ethics washing, okay? Che vuol dire che è solo lo non è perché ci siano dei cattivi, ma è proprio perché poi non si riesce ad applicarle per tanti motivi, ecco. Perché non hai il braccio violento della legge in grado di controllare la produzione di software di intelligenza artificiale e così via. Ecco, quindi il problema, per concludere, il problema del rapporto fra intelligenza, scienza, tecnologia ed etica è importantissimo, a mio giudizio, e ha a che fare anche con la decenza delle nostre democrazie e quindi della loro capacità di minimizzare i risultati negativi delle tecnologie, compreso quello di cui parlavo un momento fa, l'impoverimento degli ambienti cognitivi che possono non favorire la ricerca scientifica e quindi la scoperta scientifica. Spero di essermi spiegato, messo però un po' di cose. Allora, passiamo alla quinta domanda, anche questa molto difficile. Che cos'è la violenza? Come possiamo studiarla filosoficamente? Quali vantaggi può fornirci tale studio? Bene, allora, siccome io ho fatto questo libro che è un po' controculturale, che è intitolato in inglese Understanding Violence, con un sottotitolo complicato, invece in italiano è più semplice, Filosofia della violenza, allora, in questo ho affrontato il problema della violenza, intanto perché nel mio piccolo ho sempre avuto come se fosse un piccolo luogo di sperimentazione microscopica, tutto l'insieme di violenze atroci che avvengono nella vita accademica, mobbing, bullismi vari, di cui alcune io stesso sono stato vittima, per fortuna senza mai ricevere gravi danni, anche perché ho sempre reagito con molta forza, ecco. E quindi questo mi funzionava da come piccolo sperimentatore. Allora ho cercato di evitare qualsiasi discorso sulla violenza che avesse un carattere filosofico, come dire, che tu dici adesso ho risolto il problema della violenza, no? Perché fate così e così e così ed è risolto. Perché sarebbe ridicolo, anche perché c'è a disposizione tutta la tradizione morale ed etica di tutti gli esseri umani del nostro pianeta che ha come compito quello di fronteggiare la violenza, no? Se tu dici, metti una regola, non uccidere, è perché pensi di non fronteggiare la violenza. Allora, posso dire di aver affrontato il problema della violenza in un modo che chiamerei naturalistico, cioè andando a vedere cos'è, come avviene e come funziona, no? E allora una delle prime cose che mi sono saltate agli occhi e che so che è difficile da digerire, è difficile da comprendere perché è molto controintuitiva, è che la violenza viene organizzata come pressoché totalmente, in molti casi, per ragioni morali. Per ovvie cose, cioè da una parte la morale serve per fronteggiare la violenza, dall'altra, siccome chiunque può constatare che quando tu vuoi mantenere un orizzonte, un framework morale, devi punire chi non lo segue, perché se no il framework morale si deteriora, no? Questo vuol dire che chi non l'ha seguito subisce una violenza, una punizione che può vivere come violenza. Ecco. D'altra parte, voglio dire, se noi abbiamo una creatura che ha ammazzato la moglie e viene poi condannata a morte, questa creatura la vive come una violenza il fatto che poi viene condannato a morte. Ma noi vediamo che il tutto è avvenuto per ragioni morali e per ragioni non solo, anche legali, nei paesi dove c'è la pena di morte. Ma la presenza di framework morali
ha a che fare anche col fatto che nella misura in cui una collettività qualsiasi, piccola o grande, a partire dalla famiglia, a partire dalla collettività dello Stato, ha un determinato tipo di morale, questa tende rapidamente a collidere con delle collettività altre, vicine, che hanno morali diverse. Basti pensare alle morali incardinate nella religione, che spesso danno luogo a violenze di vario tipo. Ecco, quindi il libro è un po' organizzato in questo modo per andare a vedere appunto la natura della violenza in modo un po' naturalistico. Ecco. E allora lì si scoprono delle cose, a mio parere, abbastanza interessanti, e soprattutto il suo rapporto con la dimensione proprio morale. Per esempio, per concludere, tutti hanno presente il perdono, no? Perdono vuol dire che tu, anche se uno non ha seguito una regola morale, però lo puoi perdonare. Allora, in questo caso, ci sono delle osservazioni molto belle di Friedrich Nietzsche, il quale dice: sì, mamma mia, certo. Però per perdonare bisogna anche avere a che fare con una collettività in cui il framework morale è molto vivo e funzionante. Perché tu, come dire, ti puoi permettere quindi di perdonare senza intaccare il framework morale. Ma lui dice: se il framework morale, l'orizzonte morale è già caracollante, no? Se poi in più perdoni, diventa sempre più caracollante. E quindi, come dire, perde la sua funzione, quella che dicevo prima, positiva, di favorire la cooperazione e quindi di contrastare la violenza. Ecco, questa qui era la domanda più difficile, anche più ostica, perché questa cosa sulla violenza è più particolare. Io avevo anche constatato che i filosofi non si occupano mai della violenza. Abbiamo 250.000 filosofi morali che parlano solo della morale, ma mai della violenza. Anche perché, come io ho constatato quando ho scritto il libro, continuare a occuparsi della violenza diventa anche fastidioso e sgradevole. Invece occuparsi della morale, insomma, diventa bello. Fai una bella saggio sui nuovi orizzonti dell'eutanasia, nuovi orizzonti della fertilizzazione in vitro, eccetera. È più motivante, che invece parlare della violenza un po' meno. Questo per dare un'idea del libro, ok? Perfetto, allora arriviamo proprio al suo libro. Allora, nel suo ultimo lavoro, Understanding Violence, ha aggiunto due nuovi capitoli, almeno così ho letto. Può dirci di che cosa parlano in generale? Esatto, allora, prima avevo fatto tutti dei capitoli, come dire, classici intorno alla violenza. C'è anche un capitolo sul rapporto fra religione e violenza, c'è un capitolo su quello che chiamo stato fascista della mente, dove non mi riferisco tanto alla dimensione politica, ma alla dimensione mentale, no? In cui c'è questo annichilimento di ogni opposizione, che avviene poi in fascisti politici, ma anche in non fascisti politici, eccetera. C'è un capitolo sulla disattivazione della morale, che io, per esempio, ho sempre sottolineato il fatto che, per esempio, in Italia noi di solito funzioniamo con tre morali, no? E che le disattiviamo a seconda dei casi. C'è la morale cattolica prevalente. Poi c'è la morale legale, quella dello Stato, delle leggi dello Stato, e la cosiddetta cultura dell'onore, okay? Perché c'è quella che noi la chiamiamo mafiosa, il termine tecnico in filosofia morale è cultura dell'onore. E spesso si vede che una persona che al mattino, in una determinata circostanza, usa il framework cattolico, no? Ok? Poi il pomeriggio, però c'è una situazione diversa, usa il framework legale, ricorre alla roba delle leggi. Cioè, al mattino è contro l'aborto, al pomeriggio invece c'è la legge che ti dice che l'aborto è possibile, quindi è favorevole alla legge. Alla sera, invece, di fronte a un'altra situazione, pensa alla vendetta privata, per dire, no? E quindi funziona la morale, che è una morale, la morale dell'onore è da considerare un orizzonte morale. Diventa immorale quando lo vedi alla luce della morale cattolica o della morale della legge, ma di per sé è un'organizzazione morale di una collettività. Allora,
Questo per dire un cenno alle cose precedenti. I due capitoli che ho aggiunto sono, vabbè, un capitolo sulla l'attuale situazione internazionale, in cui io ovviamente attribuisco la maggior parte di negatività e di violenze allo sviluppo del capitalismo neoliberale, ahimè, in questo sono proprio tradizionale. Il capitalismo neoliberale, che ha questa sua caratteristica molto predatoria, quindi di come dire, impossessarsi dei beni dei popoli per accrescere quella che una volta veniva chiamata accumulazione capitalistica, la quale poi accumulazione capitalistica ovviamente arricchisce delle entità private che diventano ricchissime come tali, quindi potentissime, e noi vediamo sotto gli occhi tanti aspetti, vediamo la guerra, dove si spendono tanti denari dei popoli per le armi, il lockdown, eccetera, dove si sono spesi tanti denari per dare dei soldi alle Big Pharma. E per l'energia abbiamo visto che sono stati spesi denari pubblici da Draghi, per esempio, ma anche in Germania, Draghi mi pare 60 miliardi, in Germania mi pare 200 miliardi, sempre di denari della fiscalità generale da dare alle aziende dell'energia e così via. Nel capitolo c'è anche poi, come dire, ulteriori osservazioni sul degrado della situazione della donna, al di là invece della facciata che si mostra invece adesso c'è la donna lì, c'è la donna là, eccetera. Anzi, noi adesso siamo pieni di donne, no? C'è la Christine Lagarde, la Ursula von der Leyen, la Meloni, eccetera. Siamo pieni di donne, però poi sotto sotto e anche a livello planetario la situazione delle donne latita, e quindi un capitolo un po' dedicato a queste cose. E quindi alla aggressività della finanza internazionale e dalle violenze che vengono perpetrate, voglio dire. Poi più chiaro delle violenze della guerra sono proprio papali, ma come tutti vedono tutti i giorni, le violenze della guerra sono spiegate per ragioni morali da entrambe le parti. La guerra è quella giusta, no? E quindi la faccio per delle ragioni morali, e io sono nel giusto, l'altro non è nel giusto. L'altro a sua volta dice la stessa cosa. Non ci sono santi, dice, ah, questi qui dicono per salvare la democrazia, quell'altro dice, ma la vostra democrazia fa ridere, è uno scherzo, perché in realtà è una finzione, e così via, e così via. Invece l'altro capitolo che ho aggiunto è proprio collegato al libro di cui avevo parlato prima, intitolato Scopribilità, ok? Dove lì accenno appunto al fatto che c'è in atto, secondo me, ma non solo secondo me, anche io avevo letto della letteratura, per esempio, negli Stati Uniti, perché poi negli Stati Uniti c'è sempre tanta letteratura, cioè predicano bene, poi magari razzolano male, però c'è sempre tanta letteratura, intorno al fatto che determinate organizzazioni private, capitalistiche, dove viene ormai fatta la ricerca scientifica, no? Ovviamente mettono in pericolo, per esempio, determinati tipi di ricerca scientifica che non vengono più fatti, perché non possono, per esempio, non possono portare a dei prodotti farmaceutici vendibili, e quindi non si fa la ricerca, oppure addirittura basti pensare al cosiddetto patenting, al brevetto. Il brevetto ha una caratteristica, che se tu fai il brevetto su una ricerca scientifica che per esempio ha condotto alla scoperta e quindi alla creazione di un farmaco, il fatto che viene brevettato fa, come si dice, chiudere anche l'accesso alle conoscenze che hanno portato alla produzione del prodotto stesso. E quindi questo, non lo dico io, ma lo dice la storia della scienza, è esattamente il contrario della mentalità della scienza moderna, perché la scienza moderna invece si ciba della trasparenza delle conoscenze e, come dire, e del loro viaggiare
In inglese si può dire knowledge in motion, no? Nel momento in cui invece la conoscenza viene un po', come dire, chiusa, e beh, questo non è un bene per la scienza. E allora il capitolo è dedicato ad un'analisi di alcuni di questi aspetti che, a mio parere, sono da osservare perché un eccesso di commercializzazione della scienza in certi settori, ovviamente. Il settore tipico in questo caso sono la biomedicina, le bioscienze. In certi settori può dare luogo un po' a un, come dire, impoverimento degli ambienti in cui possono proliferare invece nuove scoperte scientifiche. Perché fino a poco tempo fa anche questi settori, fino a che so, gli anni 70, erano prevalentemente pubblici, no? E quindi c'era una maggiore diffusione delle conoscenze e così via. Il fatto quindi, come dire, il pericolo di un eccesso di privatizzazione, quindi anche di, come dire, di finalizzazione eccessivamente business e di chiusura dell'accesso alle conoscenze che hanno a che fare con invece il progresso del ragionamento scientifico. Quindi è sempre collegato al problema della scopribilità e il bisogno urgente di un'ecologia della creatività umana. Il Papa, il nostro, questo cattolico, ha scritto una enciclica intitolata Laudato Si' Signore, che io cito nel mio libro e anche lì, dove parla di tutte le ecologie possibili e immaginabili, no? E accenna in 4-5 punti alla creatività umana, no? Allora io lì mi permetto di commentare l'enciclica del Papa dicendo che in realtà la prima ecologia di tutte è l'ecologia umana e che senza quella non riesci neanche a trattare le altre, perché non hai più l'invenzione, la creazione, nuove scoperte e nuove cose che magari riescono a trattare con molta eleganza e rapidità anche altri problemi ecologici, senza tutto il terremoto che invece viene mobilitato e che magari serve anche a poco e che invece verrebbe risolto un po' di più. È un wishful thinking, ovviamente, che però mi permettevo di osservare. Quindi l'ecologia della creatività umana e la sua protezione, ecco. Bene, quindi se vi interessano questi temi, mi raccomando, acquistate il testo del professore. Allora, passiamo all'ultima domanda. Di che cosa si sta occupando in questo momento? Quali sono i suoi progetti futuri? Ecco, io ormai sono abbastanza anziano e quindi progetti futuri ne ho pochi e come dire, e più modesti. Ecco. Siccome l'anno scorso ho avuto l'occasione di insegnare filosofia della scienza a corso progredito e anche intelligenza artificiale e conoscenza. Ecco, un tema che volevo approfondire insieme a quello sulla scopribilità e quindi la protezione della creatività umana e l'osservazione di quelle che possono essere chiamate nicchie epistemiche, cioè mantenere le nicchie, nicchia cognitiva è una parola della attuale biologia evoluzionistica molto bella, che dà l'idea di tutte queste nicchie che gli esseri umani hanno creato e che possono essere usate per finalità cognitive, da un computer a un laboratorio, a un edificio, eccetera. Quindi le nicchie epistemiche sono quelle riferite alla scienza che sono adatte allo sviluppo della scienza e della creatività. Ecco, che se non le hai, puoi avere tutti i creativi che vuoi, ma cosa creano? Non sono mal pagati, non hanno l'ambiente, non hanno i colleghi, non hanno questo, andranno a fare un'altra cosa, ecco, e non si occuperanno più di una scoperta scientifica, perlomeno in alcuni settori. Ecco. Il tema che vorrei approfondire un pochettino di più è il rapporto fra etica, scienza e tecnologia, di cui parlavamo prima, per andare a vedere bene ormai questa situazione in cui ci troviamo, in cui, per esempio, usando il problema dell'intelligenza artificiale,
Tutti parlano continuamente di etica dell'intelligenza artificiale, continuamente, della necessità di leggi, eccetera, eccetera. E poi, quando vai a vedere cosa è successo, vedi che i produttori di software di intelligenza artificiale non hanno fatto niente, non hanno ascoltato nessuno, ma non solo. Poi tu fai la legge, per esempio la Unione Europea fa la legge che segnala che un tool di intelligenza, uno strumento di intelligenza artificiale deve essere usato in un determinato modo, proteggendo quindi tanti vari aspetti che riguardano la privacy, anche come dire, le minoranze, che spesso sono bistrattate da un sistema di intelligenza artificiale, perché quelli di adesso, i sistemi di adesso si basano su big data, e big data non riguardano molto le minoranze, no? Beh, vedevo che talvolta ChatGPT butta fuori delle cose che sono un po', come dire, problematiche dal punto di vista che so del razzismo e di varie cose. Ecco, ma c'è un altro problema, cioè dopo che hai fatto queste leggi, chi le applica, chi le fa applicare? Ecco, perché non, quello che una volta si chiamava il braccio violento della La legge, legge. no? La polizia, i carabinieri nel nostro paese, i vigili urbani, eccetera. Ma poi dove hanno gli strumenti? Come li hanno? No? Perché in molti casi la legge è scritta, ma perché la legge è la rule of law in inglese, quella scritta, no? Ma poi però bisogna anche applicarla. E quindi volevo un po' approfondire questa tematica per vedere appunto se ci sono altre vie. Io immagino che in realtà occorrerebbe proprio avere del software che in realtà è in grado di contrastare con altri software, no? Perché in altro modo cosa fai? Cosa mandi? I carabinieri in un'industria di un software di intelligenza artificiale a dirgli lo dovete fare così, così e cos'ha? Quindi l'ethics washing, il legal washing deriva un po' originariamente era il greenwashing. Greenwashing voleva dire che c'erano delle aziende che poi si imbellettavano con la sustainability, la sostenibilità e che avevano fatto tutte le cose green, poi andavi a vedere c'era niente. C'era però solo, La come dire, facciata. il washing e la facciata. Questa secondo me è una cosa di analizzare un po' anche con un minimo di cattiveria. Ecco. Mi segnalavano addirittura che sono le stesse imprese potenti dell'information technology che finanziano anche le ricerche di etica, il che lascia immediatamente un po' perplessi perché diciamo, finanziano anche l'etica. E quindi questo è un po' il progetto, come si dice, i progettini futuri che vorrei affrontare, ecco, sempre se avrò il tempo e la forza per farlo. Però appunto lei ha fatto vedere che ci sono già tante pubblicazioni, anche quelle in inglese, su tanti temi e quindi quelle lì sono già a disposizione. E magari io mi auguro che qualcuno possa proseguire, per esempio, su temi epistemologici, sul tema della violenza e questi temi etici, proseguire queste ricerche, secondo questo taglio ovviamente, ecco, non un taglio magari un po' troppo celebrativo a cui scelte. Alle situazioni mainstream che le vediamo tutti i giorni, ecco. Va bene, professore, io la ringrazio per la sua pazienza, per la disponibilità, per essere venuto qui a trattare di temi molto delicati e complessi. Per me è stato un onore ospitarla. Io le auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento, buon lavoro e arrivederla. Grazie, è stato un piacere. Io sono trovabile anche in internet molto facilmente. Se qualcuno degli ascoltatori sarà interessato, può mandarmi un'email, un messaggio e vedere le cose ulteriormente che possono interessare. Mille grazie e buona continuazione della sua attività. Grazie. Arrivederci.